parlato in settimana, grande voglia, determinazione da parte sua. Primo pallone toccato, il pallone passa per Rask, Hasegawa a tempo e spazio per la giocata di esterno, grande tecnica, tocco vellutato per il 4 che va alla conclusione. Può giocare anche mezzala per le caratteristiche che ha, non lo ha quasi mai fatto con il Milan, ma davvero una giocatrice moderna. Spinelli a Bari, dove Maurizio Ganza è già in maniche di camicia arrotolate su Hasegawa, destra sinistro e apertura con il mancino, è questo il suo piede forte. Matto il Giappone, resta in avanti il Milan, ancora Hasegawa è entrata perfettamente, galvanizzata dal gol, la chiusura di Marroni. Prova a giocare adesso il Bari con una, perché come quella vale 3 punti, e allora un pensiero alla volta, anche se potrebbe essere parecchiata da Natasha Daoui con il gol di Valentina Bergamaschi, che è mancina, ma in questo caso probabilmente col destro si è più pericolosi nello scodellare sul secondo palo verso, con il Bari che prova ad affacciarsi al 15° minuto dalle parti di Corenciova, ancora inoperosa con il pallone sbagliato, allora Bergamaschi per Daoui, Hasegawa, pallone corto, Marrone, Valentina, Hasegawa, destro, sinistro, Yui, la conclusione alta. Chiamano il pallone, falle correre l'indicazione di Mr. Ganza, allora ecco Yui, Hasegawa, pallone per Giacomo, ha alternato tanto e bene, l'intero roster ha proprio a disposizione. Sono due squadre a punteggio pieno in trasferta in questa Serie A, le due formazioni vanno a dare tutti i record superati da questo Milan, non sarà semplice nella storia proprio del Milan femminile fare meglio. Hasegawa per Grimshaw, interviene, palla al piede a combattere ancora con Yui, indica la verticale, il pareggio sale a 5, dunque 3 punti che comunque non danno tanta serenità a San Marino, ma giocare sul campo di San Marino abbiamo visto non è così semplice. Grimshaw 1-2 dopo aver sradicato palla per Natasha Daoui, Elmvall con Silvioni che si butta spesso in avanti a cercare lo spazio tra quinto e braccetto, ma fatica il Bari, il vento. Intanto Valentina Giacinti con questo gol raggiunge l'ex compagno negli ultimi metri, pallone sul primo palo, tocca Giacinti, poi Grimshaw, Rask di sinistra per aprirsi ed andare di piattone, dritto per dritto, la palla sul primo palo, arriva il primo gol con la maglia del Milan, l'esordio. È uno dei motivi per seguire questa partita con ancor più attenzione, un paio di calcio, decidere di tenerla fuori questa particolare classifica. Hasegawa sul secondo alla ricerca di Spinelli, ragazze che vanno ancora in verticale con lo scatto alla profondità di Valentina Giacinti, Hasegawa di prima intelligente, Bergamaschi scivola bene, è pronta a ricevere, invece la palla va verticale da Hasegawa, uno dei primi e pochissimi errori, spalle di Rizza che rimette con le mani per Yui Hasegawa, controllo e a costruzione rossonera. Hasegawa, sinistro destro, classifica Milan e ultima in classifica di Serie A che è la Pink Bari, trovata tra le linee Tash, molto bene la sterzata, Kramer perde per una data insieme ad Agard ad arrivare su questo pallone, ecco proprio Spinelli di testa. Il Milan può quasi permettersi di giocare a due in difesa mantenendo superiorità numerica, guardate come palleggia Hasegawa, piccolo folletto, e Hasegawa qui la numero 4 in possesso palle con camicia arrotolata su, la passione e il calore che bruciano dentro al nostro coach. Hasegawa per Rizza che dà un strisciuglio novellino, ancora Hasegawa, molto bene, un'area di rigore, chiamano schema, alza il braccio destro Yui, palla per Spinelli che passa, Hasegawa rimane dentro, Giacinti voleva la chiusura, Kulis dentro,
E arriva la doppietta per il Milan femminile. Con ogni probabilità bisogna tornare alla prima giornata di campionato proprio a Bari, la prima storica del Milan. A parte Rizzo, a centrocampo tutto straniero. Eccola qui, i servizi ci insegnano a conoscere, a scoprire Yui Hasegawa. Occasioni su tutte: il mondiale under 17 in Costa Rica nel 2014, aveva 17 anni, e tra le quali poi anche i mondiali di Francia 19, superata la fase a girone in Giappone, accoppiato nel